Sul tema scottante dei migranti, un tema che sta attirando l'attenzione dei media nazionali ad Augusta, una città indebitata pesantemente, intervistiamo il deputato regionale Giambattista Coltraro nel suo studio notarile, perché abbiamo appreso dalla stampa che vuole organizzare una assemblea pubblica per sensibilizzare i cittadini di Augusta su questa tematica, ma anche perché ha qualche proposta. Credo che non sia troppo buonista, tra virgolette, nei confronti di questo fenomeno. Una domanda così, non dico provocatoria, ma un po' piccantella. Non è buonista il deputato Coltraro? Che significa? Significa che l'interesse del deputato Coltraro è l'interesse di un comune cittadino che vive lavorativamente e con la propria famiglia questa città. E la città, da quando il decreto del Ministero dell'Interno ha previsto Augusta come meta individuata per il sbarco dei migranti, la vita di ogni cittadino di Augusta è cambiata. Il problema è che il decreto non può semplice prevedere che il porto di Augusta sia idoneo agli sbarchi senza prevedere tutta una serie di misure conseguenziali che permettono alla cittadinanza e alle istituzioni presenti all'interno della cittadinanza di fronteggiare il fenomeno dei migranti, che è un fenomeno che a 360 gradi coinvolge l'intera popolazione. In quanto, come ben sappiamo, essendo Augusta un comune in atto sprovvisto di un tipo di struttura idonea a dare prima assistenza e prima accoglienza ai migranti, ha dovuto sopportare l'esproprio di palestre, beni pubblici, beni comunali, giardini pubblici, per far fronte a questa esigenza sociale che, devo dire, la cittadinanza ha affrontato bene. Però la cittadinanza, e io come rappresentante politico, come deputato regionale che vivo ad Augusta e quindi rappresento, tra virgolette, anche in assenza di una sindacatura in atto esistente sul comune di Augusta, parte della popolazione che mi ha votato e dato il mio consenso, devo dire che non posso che essere non buonista nei confronti di una situazione in cui si prende un provvedimento e non si prendono tutti gli altri provvedimenti. Ma allora la responsabilità è dello Stato, del governo? Di chi è la responsabilità? Allora, la responsabilità... Anche dei commissari che in questo momento, come del comune, non hanno previsto o provveduto o non sanno individuare delle aree nostre comunali, quelle che sono le strutture idonee? Allora, sicuramente stiamo affrontando una situazione di emergenza che come tale implica tutta una serie di problematiche che non sono di facile risoluzione. Già questa problematica ha interessato, come tutti sappiamo, il comune di Lampedusa, c'è stato l'interessamento anche della comunità europea, ma di fatto il problema è rimasto e non è stato risolto. Quindi qui non bisogna individuare delle responsabilità specifiche sui commissari del comune di Augusta, sul ministro dell'interno per individuare dei parafulmini per cui combattere, con cui combattere questa battaglia. Il nostro interesse non è tanto di vedere chi sbaglia e chi non sbaglia, il nostro interesse è quello di risolvere il problema per la città di Augusta, per non farla diventare una nuova Lampedusa. Cioè, nel senso, ancora siamo nella fase iniziale di questi sbarchi che dalle previsioni dovranno continuare per tutta l'estate. Allora, se è stato fatto questo decreto che ha individuato il porto di Augusta, bisogna fronteggiare immediatamente questa emergenza, non con pressappochismo o con comportamenti transitori che si verificano al momento degli sbarchi. Bisogna intanto redigere un piano di emergenza e prima accoglienza per i minori, che sono gli unici soggetti che devono stazionare per un determinato periodo di tempo nel comune di Augusta, così come prevede il decreto, e quindi prevedere tutte le modalità di trasferimento di tutti i soggetti non minori che non devono stazionare, per evitare che gli stessi stazionino liberamente senza nessun tipo di controllo all'interno della cittadina. Scusi, la domanda è questa: i commissari obiettano a chi fa osservazioni, soldi non ne abbiamo, strutture non ne abbiamo, quindi cosa possiamo fare? Come si può allora reagire? Intanto il piano di emergenza
che individua le modalità di gestione dell'emergenza non prevede dei fondi necessari per attuare il piano. In assenza c'è il comune di Augusta, non è un comune che ha adottato nessun piano di emergenza. Si deve attuare quindi un piano di emergenza visto che c'è questo deficit. Esattamente, nel senso che chiederò personalmente un incontro con i commissari per verificare se nell'ambito delle loro funzioni amministrative, visto diciamo, la situazione che sta vivendo il comune, hanno adottato un piano di emergenza per i migranti strutturato con tutte diciamo, le regole comportamentali che devono essere tenute da coloro che accolgono in prima accoglienza diciamo, questi minori, sia per esigenze di incolumità della popolazione, sia per esigenze sanitarie. Perché nel momento in cui questi migranti arrivano purtroppo da paesi in cui ci sono tutta una serie di malattie, ad Augusta si sta sempre più fomentando la paura collettiva che queste persone portano non si sa quale malattie, scabri ed altro. Le istituzioni non possono rimanere diciamo, ferme di fronte a questa emergenza, quindi delle modalità serie, dei regolamenti seri che possono prevenire la diffusione di queste malattie già subito al momento dello sbarco, secondo me è la prima cosa che bisogna fare. Quindi un piano di emergenza si può redigere anche a costo zero, perché stiamo parlando di un regolamento comportamentale. Cosa diversa, e su cui noi dobbiamo batterci, il primo che si batterà sarò io, è chiedere al Ministero degli Interni che proprio per l'appunto il decreto che ha previsto tra i vari porti, anche quello di Augusta come uno di quelle città che deve fronteggiare l'emergenza, il cittadino augustano, l'istituzione augustana, la deputazione regionale, non si è tirato indietro e si è visto come la popolazione di Augusta ha accolto i migranti quasi accettando l'espropriazione di palestre, come abbiamo visto in locali comuni, ma poi anche i volontari di protezione civile. Però non è concepibile che lo Stato faccia fronte a un'emergenza di questo tipo soltanto col volontariato della cittadinanza di Augusto, con le persone per bene che sono qui. Quindi deve stanziare economicamente i fondi per sostenere l'emergenza, in quanto è necessario nel più breve tempo possibile l'individuazione di strutture idonee all'accoglimento e allo stazionamento dei minori nel comune di Augusto. Ora in atto, da quello che si evince dalla documentazione che è in nostro possesso, i commissari avrebbero individuato transitoriamente una struttura che pare, non so se abbia requisiti o meno, però hanno deciso di individuare una scuola media. Attualmente sono i migranti. Esattamente. Una scuola che non era agibile fino a poco tempo fa. Esattamente, cioè, c'è questa questione aperta. Io non so adesso le condizioni dell'immobile, se è agibile o non è agibile, ma sicuramente non è una struttura che può da sola fronteggiare questa emergenza. Non c'è dubbio. E quindi personalmente mi impegnerò a combattere con il Ministero dell'Interno, che ha fatto un provvedimento, devo dire, parziale, perché non l'ha completato con i fondi necessari per fronteggiare l'emergenza, perché è impensabile che un comune sciolto per mafia e con un deficit finanziario stratosferico rispetto alla propria, al proprio stato economico, quello di Augusta, possa fronteggiare ulteriormente il problema dei migranti, che è un problema peraltro che non può riguardare solo il comune di Augusta, perché non solo è un problema nazionale ma anche europeo. Certo. Quindi a questo punto o i nostri politici che sono in ruoli di governo sono in grado di risolvere il problema che sta tagliando il sud della Sicilia dopo Augusta, se no è meglio veramente che se ne vadano a casa, perché questo è un problema che coinvolge milioni di cittadini siciliani. Non c'è dubbio, ma la domanda è questa: in questo momento di cosiddetta spending review, in cui c'è la tendenza a risparmiare, a licenziare, a congelare, addirittura si parla di diminuire il monte spese per questi migranti, da 30 euro passare a 20 euro per minore, questa è la voce che sta correndo. Se lo Stato non interviene, la Regione Siciliana, come fini istituzionali, di solidarietà sociale, non potrebbe intervenire? Allora, la Regione Siciliana è una regione, come ben tutti sappiamo, in un grosso deficit finanziario. La Regione Siciliana è in atto ancora una manovra finanziaria in corso, che
l'Assemblea non è riuscita a approvare anche per impugnative da parte del Commissario dello Stato. Quindi la Regione Sicilia, così come ha fatto per Lampedusa, sicuramente può fare parzialmente anche per questi comuni come Augusta, come Portopalo, come Pozzano. Però a parte la disponibilità della Regione e anche mia personale di iniziare delle attività politiche per recuperare dei fondi, noi abbiamo delle normative nazionali che gestiscono la vicenda, delle normative nazionali che sono a mio parere, ma anche sulla base dei fatti concreti, Lampedusa docet, inefficaci, inefficienti per sostenere questa problematica. Quindi non è tanto di diminuire i fondi da 30 a 20 euro, bisogna cambiare completamente la modalità di trattamento di questo tipo di situazione, questo tipo di emergenza, perché da un lato non è pensabile che i comuni dove si verifica questa emergenza possano fronteggiare il pagamento di queste somme, dall'altro lato a livello nazionale, così come a livello europeo, i fondi stanziati per la problematica dell'immigrazione in Sicilia sono inadeguati. Quindi il problema nasce da Roma, non nasce dalla Regione Sicilia, da Roma e da Bruxelles. Quindi l'impegno che io mi pongo a livello politico è di iniziare una battaglia per cercare di recuperare i fondi necessari per fare fronteggiare la cittadinanza a questa emergenza. E allora a breve c'è questo incontro con i commissari e poi da qui l'attività politica, a mio giudizio, che è necessario espletare nell'ambito del comune è questo: intanto un incontro con i commissari per capire come stanno gestendo questa emergenza, perché dal più, soprattutto dalla trasmissione ieri, il comune di Augusta, ahimè, ha fatto una cattivissima figura. Infatti. Perché è sembrato come se non stessimo fronteggiando nessuna emergenza e che andiamo a braccio su tutte le eventualità e tutte le problematiche che sono connesse ai migranti. E questo non va bene, perché la città di Augusta è stata sempre una città stimata a livello regionale, nazionale, cioè una città che ha avuto sempre un'economia forte, una gestione diciamo di un certo livello. Poi c'è stato il problema del commissariamento del mafia, ora abbiamo i commissari, quindi tutta una serie di problemi purtroppo si sono scatenati sulla città, ma bisogna mettere un punto. Non è pensabile che ancora oggi, soprattutto dopo che si verifica un'ulteriore gravissima emergenza come questa di migranti, si possa ancora continuare dopo che ci sono successe tutte queste problematiche riguardanti il comune continuare con questo pressappochismo. Quindi i commissari, che hanno tutti i poteri per gestire sotto un profilo amministrativo l'emergenza, devono rendere conto non alla deputazione regionale ma alla cittadinanza intera come intendono espletare le pratiche amministrative idonee per gestire questa emergenza. Dopodiché l'incontro, uno che voglio fare, che è un incontro pubblico con la cittadinanza, è finalizzato proprio per fare comprendere la cittadinanza che queste problematiche non possono risolvere semplicemente i deputati regionali, che in atto non hanno nessun ruolo di governo sulla città di Augusta, perché, o a livello nazionale, perché le normative che regolamentano la problematica dei migranti concentrano tutti i poteri sul comune e sul Ministero dell'Interno. Di fatto, come dicevo prima, purtroppo la deputazione regionale guarda dalla finestra tutta questa problematica. Allora l'attività che bisogna fare è quella di una sensibilizzazione, di un coinvolgimento dell'intera collettività, in quanto bisogna scendere sulle strade per protestare e fare attività collettive di massa. Cioè la deputazione della regione, in questo caso io e altri eventuali colleghi che vogliono interessarsi della questione, non possono essere lasciati da soli. Cioè è arrivato il momento in cui Augusta e gli augustani devono reagire. Allora una mobilitazione di massa. L'idea intanto è di organizzare, ora siamo nel periodo pasquale, quindi sicuramente dopo le feste che ci saranno, che sono una serie di giorni festivi, che ci sarà il 25 aprile, di organizzare intanto una manifestazione pubblica, ristretta, con tutti coloro che vorranno avere un ruolo di attivismo all'interno di questa problematica per capire come bisogna affrontare la questione, e a seguire
una manifestazione pubblica di protesta, spero dove parteciperanno parte da tutta la cittadinanza, anche le istituzioni ancora oggi presenti nel comune come la municipalità e gli stessi commissari, perché ci deve essere un'unione di forze e di intenti per spingere le autorità romane, il Ministero degli Interni, ad agire, perché non è pensabile che ad oggi non c'è nessuna misura di sostegno per fronteggiare questa emergenza. Che è quello che chiedono i cittadini. Va bene, allora alla prossima occasione, la radunanza, quando bisogna organizzare questa mobilitazione, lo faremo sapere. Vi inviteremo, con piacere. Bene, allora saremo là. Grazie, dottore Caso. Grazie a me.